La nostra storia comincia a gennaio 2018 con un video in cui David Rubino accusava il canale Famiglia Suricata d'essere freebooter del canale Lama Fasché. E devo ammettere che all'inizio, a guardare il videoanalisi di David, pensavo che avesse ragione, finché non notai qualcosa di particolare legato al watermark di entrambi i video. Ne parliamo oggi, in questo nuovo episodio di Deep Dark Diary. Sin dal 2014 tantissimi youtuber hanno cominciato a lamentarsi del fenomeno del freebooting, con contenuti che venivano aspirati da YouTube per venire ricaricati dappertutto. Destin, del canale Smarter Everyday, era stato il primo a lamentarsi, ma naturalmente non è stato l'unico. Diciamo che è stato quello che ha avuto i danni più grossi legati a questo fenomeno, al video famoso della macchina per tatuaggi in slow motion. Anche Colin Furze e tantissimi altri sono stati vittima di questo fenomeno. Io stesso, nel corso del tempo, ho segnalato al team di Colin diversi video che avevo trovato su Facebook. Quindi, tra il 2017 e il 2018, diciamo che l'attenzione a questo fenomeno praticamente era massima, ma c'era anche un'altra cosa che cominciava in quel periodo ad attirare particolarmente l'attenzione. Ossia, dei modelli di contenuto che funzionavano a livello nazionale, ma limitati per una sola lingua. Ecco che, come ho accennato nello scorso episodio, diversi creator decisero di avere più canali con il medesimo contenuto, ma in lingue differenti, come The Survival Spanish in spagnolo o Mister Professore in italiano. Ma soprattutto alcuni grandi network dell'Est, particolarmente dall'Ucraina, dalla Bulgaria, ma anche dal Vietnam, eccetera, hanno cominciato a fare business, a guadagnare sulla monetizzazione di più canali monotematici monolingua, più canali ognuno in una lingua differente. L'abbiamo già visto con i life hacks. Lama Fasché e Famiglia Suricata, come probabilmente anche altri canali in altre lingue, sono semplicemente questo: alle spalle c'è un network che scrive i video, prepara un po' di fotografie e di video stock da montare assieme uno dietro l'altro. Poi, una volta scritto il testo e dato in pasto a un team di doppiatori professionisti, si registrano le tracce audio, ed infine via di editing, aggiungendo la traccia audio e ponendo il giusto watermark sulle immagini a seconda di qual è il canale di destinazione. Già, persino sui due video che ci mostra David sulle donne giganti, ma anche su tantissimi altri video dei due canali, vediamo nello stesso punto comparire due watermark trasparenti e completamente differenti fra di loro. E meno male che siamo tutti quanti youtuber, si suppone che tanti di noi sappiano come funziona l'editing video. Vorreste essere così gentile da spiegarmi come si fa a rimuovere un watermark trasparente da un'immagine e sostituirlo con un altro watermark sempre trasparente? Ed è vero, anche sulle miniature ci sono moltissime ripetizioni. Fatto che notò anche Max Noreg segnalando persino video di Kubi e di altri canali. Ma in fondo questo è dovuto principalmente a due fattori. Il primo è quando si tratta di canali che sono gestiti dallo stesso network, perché si prepara la stessa anteprima per tutti quanti e poi si cambia solamente il loghetto che andrà sull'immagine. La seconda è un po' più generica, è un po' più sull'idea di copiare fra youtuber, che invece riguarda l'utilizzo spesso tendenzialmente delle stesse sorgenti stock. Infatti, tipicamente le immagini e i video vengono dai ben forniti archivi di Shutterstock o, nel caso dei personaggi famosi o di eventi particolari, soprattutto da Getty Images. Tralasciando quel principio che, soprattutto su quei video che riguardano il contenuto stile top 10, alla fine c'è ben poca fantasia da utilizzare. Quando vuoi fare i 10 posti più radioattivi, tendenzialmente quelli sono; quando vuoi fare i 10 parchi di divertimento più grandi, tendenzialmente quelli sono, quindi alla fine i contenuti tendono a diventare paralleli uno con l'altro. E sì, anche Matt Santoro finì nella bufera tempo fa per una sua top 10, che risultò praticamente identica a una top 10 uscita pochi giorni prima sul canale di Be Amazed, e che aveva utilizzato anche una immagine simile per l'anteprima. In quel caso, peraltro, Matt ammise di aver utilizzato semplicemente il primo risultato della ricerca su Shutterstock.
Ora tocca a voi, cosa mi dite? Seguite qualcuno di questi canali come Famiglia Suricata, La Mafascea o qualcosa di questo genere? Sapevate che vi sono molti canali che sono monolingua, che presentano questi contenuti in una lingua, che sono paralleli a canali che presentano i medesimi contenuti in un'altra lingua, perché non sono canali che si stanno copiando fra di loro, ma è il medesimo network che gestisce i due canali in lingue differenti? Quando talvolta non è proprio il medesimo creator che crea i due canali in lingue differenti. Ovvio che i contenuti si differenziano molto leggermente, non solo nella lingua, ma anche nell'utilizzo di watermark differenti e talvolta di un editing leggermente differente per cercare di superare l'algoritmo di YouTube, che altrimenti penalizzerebbe dei video che appaiono identici a livello di firma digitale. Parliamone! Io sono Grizzly e questo era Deep Dark Diary, il contenitore che ogni ultima domenica del mese ci porta a fare un viaggio lungo il lato oscuro della cultura, del folklore o della tecnologia. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!